Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloè, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. La vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. È l'inizio del Vangelo di Giovanni, nel quale l'Evangelista enuncia i temi che svilupperà lungo il racconto e descrive l'identità di Gesù, verbo fatto carne e luce che viene a vincere le tenebre. In principio, ci ricorda Genesi, le tenebre ricoprivano l'abisso e Dio disse: sia la luce. Nella luce c'è vita, nella luce è possibile il cammino, nella luce splende la bellezza della creazione di ogni creatura. L'uomo non è chiamato a vagare nelle tenebre e per questo Gesù, nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo precedente al racconto che abbiamo ascoltato, dice di se stesso: io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Il cieco nato è la condizione dell'uomo che non riesce a vedere il volto di Dio e a riconoscere il volto dell'altro come prossimo, come fratello. È il buio che significativamente apre la veglia pasquale, squarciato dalla luce che entra nel tempio annunciando: Cristo, luce del mondo. Questa luce ci raggiunge nel verbo fatto carne,
che come all'inizio della creazione, col fango che pone sui nostri occhi e con l'acqua in cui invita a immergere la nostra fragile umanità, ci fa rinascere alla vita. La vita di Dio che libera dalle tenebre del male e ci rende coraggiosi testimoni della luce, anche di fronte alle intemperie di un mondo che, pur stanco di tenebre, non risparmia ostilità alla luce, come ricordava alcuni mesi fa Papa Francesco nell'incontro con i nuovi vescovi. Nel nostro itinerario quaresimale prendiamo coraggiosamente coscienza delle tenebre che ancora ci possiedono e con fiducia lasciamoci toccare da Gesù, dalla grazia, per giungere con rinnovata gioia alla Pasqua. Saremo luminosa testimonianza della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, e aiuteremo quanti incrociano il nostro sguardo a lasciarsi raggiungere e toccare da Cristo, luce della vita.